Arezzo, Arezzo? Sì, ascolti, all'archivio di Stato di Arezzo, un'ambulanza per favore. Mi dà la via per favore, sì. Allora, piazza del commissario numero 1, in cima a Corsa Italia. Sì, mi dice anche che è successo. Senta, è partito le bombole dell'antincendio, ma dei miei colleghi sono andati a vedere e non... Cosa vuol dire partite le bombole dell'antincendio? Che è successo? È uscito l'acqua? No, sono bombe con del gas particolare. Questi gli attimi di terrore, le voci concitate dei dipendenti dell'archivio di Stato di Arezzo mentre stavano lanciando l'allarme alla centrale del 118 per far soccorrere i loro due colleghi Filippo Bagni e Piero Bruni, che poi sono invece purtroppo morti all'interno dell'archivio di Stato per la fuga di gas argon utilizzato nell'impianto antincendio. È una fuga di gas, è esploso qualcosa? Sì, credo sì. Quanti feriti ci possono essere? C'è due persone distese che non si sa se sono morte o vive. Ho capito, c'è ancora il gas lì dentro? C'è ancora il gas, è sicuro. C'è ancora il gas lì dentro o sono aperti quei luoghi? Il mio collega dice che stando giù gli viene da svenire. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. L'autopsia si svolgerà con ogni probabilità lunedì prossimo presso l'ospedale di Arezzo dove si trovano le salme. Poi sarà possibile celebrare i funerali che potrebbero essere separati. In Duomo per Filippo Bagni e nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo per Piero Bruni dove l'aretino era diacono. Proprio qui si è svolta una veglia di preghiera molto partecipata per Bruni. Tanti gli aretini che hanno voluto rappresentare il loro cordoglio alla moglie e ai due figli, Simone di 17 anni e Matteo di 23, quest'ultimo giostratore di riserva nel quartiere di Porta Sant'Andrea. Bruni era impiegato anche nel sindacato CISL, membro del Consiglio della Funzione Pubblica. Lacrime anche a Santa Firmina per l'altro impiegato Filippo Bagni, che aveva 55 anni. Per il momento nessun nome è iscritto nel registro degli indagati.